Buffi sono lì sulla statistica, dicono 17 partite, non poi cade, invece oggi che fossero uno dei campi difficili, sia per l'ambiente, sia per il campo sintetico, invece è uscita la vittoria forse più convincente e più profonda della stagione. Ma questo Spezia neanche di fronte alle avversarie che corrono si diminuisce. Abbiamo fatto una buonissima partita nel primo tempo, anche meglio del secondo, dove abbiamo, soprattutto nel primo tempo, abbiamo creato tante situazioni anche per raddoppiare. Nel secondo tempo la Juve Sabbia è venuta fuori soprattutto nei primi 10 minuti, però siamo stati bravi a non concedere se non sul calcio d'angolo con il salvataggio sulla linea di porta, e dopo il 2-0 abbiamo legittimato il risultato. Penso che sia giusta la nostra vittoria, forse troppo ampia, però la vittoria è giusta. Comunque la Sigiri, cioè, poi il segna, poi rigore, Ciola che entra dopo un minuto a fare il primo gol, cioè è un momento favorevole in tutti i sensi. Sì, i ragazzi fanno bene, sia quelli che hanno giocato dall'inizio che quelli che sono subentrati, anche oggi sono stati bravissimi, e sia quelli che hanno giocato che quelli che hanno fatto gli ultimi minuti, compreso Ciolak, e perciò dobbiamo essere soddisfatti delle prestazioni. Essere un uomo di centro, possiamo dire a questo punto che Spezia, Sassuolo e Pisa saranno quelle che si contenderanno i primi due posti? Ma io credo che sì. In questo momento è ancora presto, perché mancano tante giornate alla fine, e noi siamo la stessa squadra della stagione scorsa che si è salvata all'ultima giornata, dunque io credo che dobbiamo stare molto calmi e giocare come stiamo facendo, una partita alla volta. Mister, buonasera. Mi correggo se sbaglio, ma la sensazione è stata che, al di là ovviamente della preparazione tecnico-tattica della gara, lo Spezia sia stato superiore alla Juve Sabbia proprio sulla fame, sull'atteggiamento, è apparsa famelica, insomma, appena iniziata la gara, proprio l'approccio è stato determinante, prima ancora degli aspetti tecnici. Sì, sì, no, la squadra è entrata bene subito in partita, e la Juve Sabbia è una squadra che mi ha impressionato nelle partite che avevo visto, e dunque il fatto di essere venuti qui e vincere, credo, in maniera meritata, è una bella cosa per noi, perché, ripeto, contro la Juve Sabbia non è stato facile per nessuno, anche quando quelle volte che ha perso ha sempre giocato partite forse dove non meritava di perdere, invece credo che oggi il risultato sia quello più veritiero. Mister, buonasera, anche sul campo. Salve. Oggi è stata anche la vittoria del segno dei fratelli Esposito, che ovviamente la città di appartenenza oggi ha omaggiato. Come valutano la prestazione dei due? Hanno giocato molto bene entrambi, e tra l'altro con il fattore psicologico di giocare in un posto dove loro sono nati, sentono molto l'appartenenza. L'anno scorso, quando la Juve Sabbia giocava per vincere il campionato, noi così prendevamo un po' in giro, perché non pensavamo che fossero così tifosi, invece quando c'è stata la matematica loro hanno festeggiato come la nostra salvezza, diciamo. Perciò oggi c'era un po' così il pensiero che potessero avere inconsciamente, ovviamente, qualche problema, invece hanno giocato benissimo. Guardando un po' la storia, mister, lei era veste mese l'ha gestata, perché 8 incontri, 4 vittorie e 4 pareggi. Non riusciamo mai a tenere il cavo vittore con lei. No. Diciamo, lei sarà contento, non ricordava più. Non lo so, io poi sono sempre partite molto dure, difficili, già quando io venivo, anche quando venivo da calciatore, forse era anche un po' peggio. Adesso è un po' è sempre dura, perché ovviamente il tifoso sabbiese è molto caldo per la squadra, come è giusto che sia. E io ce la metto tutto per non interrompere questa striscia, ma nelle altre partite spero che la Juve Sabbia vinca spesso, ecco, facciamo così. Posso? L'ultima. Mister, microfono. Mister Domenico Ferrante. Salve. Complimenti. Grazie. La tua squadra ha una fase difensiva ottimale, appena 8 gol presi.
può essere questo il segreto dello Spezia, oltre chiaramente ai gol del Fratelli Sport? Quello è un dato molto importante. Facciamo una buonissima fase difensiva, ripeto, anche oggi in pratica abbiamo rischiato soltanto su quella circostanza del calcio d'angolo, e però la fase difensiva la fa tutta la squadra, compresi gli attaccanti che si ammazzano in pressione, e perciò sono così molto felice di questo, però ovviamente bisogna continuare perché ci sono ancora tante partite. Grazie mille, arrivederci.